Tra i primi partenti per le missioni, dall'Istituto dei Missionari della Consolata, vi furono dei fratelli. Si associarono con entusiasmo giovanile ai primi sacerdoti missionari, desiderosi di cooperare alla fondazione delle prime missioni. Il fratello dovette affrontare molte difficoltà. L'Africa allora era primitiva. Erano necessarie case. Questo fratello lavorò per molto tempo nelle foreste per abbattere alberi e preparare il necessario alla costruzione delle prime abitazioni. Scelti i modelli più adatti, costruì linde casette in legno. Esistono più quelle casette. Altre ne hanno preso il posto. Altri fratelli lavorano animati dallo stesso zelo. Le missioni principali furono iniziate e tutte le costruzioni, le chiese, le scuole, i seminari, gli ospedali, i laboratori, stanno a testimoniare l'opera silenziosa ma tenace del fratello. I fratelli sono dei veri apostoli e come i sacerdoti hanno lo stesso nome di missionari della Consolata. Essi sono la guida e gli istruttori delle nuove generazioni per il futuro migliore del loro paese. Sull'esempio di San Giuseppe operaio, il fratello offre a Gesù l'aiuto delle sue mani per estendere il suo regno tra gli infedeli. Il fratello non ha l'ordine sacro, ma come il sacerdote si è consacrato all'apostolato per tutta la vita. Nelle missioni trascorre la sua giornata nei laboratori, nelle scuole o nei campi. E trovandosi sempre vicino a quella gente, non mancherà di farli partecipi di quella luce divina che lo spinse a lasciare la patria e dedicare tutta la sua vita all'apostolato. Il fratello missionario è un vero volontario dell'esercito del Signore. A lui ha dato tutto se stesso e legandosi con i voti religiosi trova nell'istituto i mezzi sicuri per raggiungere la perfezione cristiana. Fonte purissima di elevazione spirituale e di gioie profonde è l'apostolato missionario nelle attività a lui più adatte. Specialmente nelle terre di missione, dove la popolazione è più impegnata nello sforzo decisivo per raggiungere il proprio benessere, molto si richiede al fratello. I missionari non sono soltanto i predicatori del Vangelo,
ma in molte zone sono apportatori di civiltà. Il fratello, con la sua laboriosità, unita a pietà sincera, con la sua competenza professionale e con la integrità della sua condotta, sarà il principale educatore degli indigeni, che non mancheranno di subire il suo influsso, che promana dalla sua vita e dalle sue mani lavoratrici. Nonostante le tante occupazioni materiali, la vita di missione offre al fratello, specialmente la domenica, l'opportunità di essere unito più direttamente nell'apostolato al sacerdote con l'insegnamento del catechismo, l'amministrazione dei battesimi, visite agli ospedali e alle carceri. Fondatore dei missionari della Consolata, il servo di Dio Giuseppe Allamano, voleva dai suoi missionari come speciale caratteristica l'amore e la esecuzione perfetta delle sacre cerimonie. Come i sacerdoti, così i fratelli non dimenticano di ritemprare la propria anima con le pratiche comuni. I fratelli, diceva il fondatore, sono i veri aiutanti dei sacerdoti, li uguagliano nell'apostolato, ma lo possono persino superare nel fare il bene con il loro esempio. Possono far risplendere la bellezza della fede con la pietà, con la carità e con tutte le virtù cristiane. Nel pomeriggio dei giorni festivi, liberi dai lavori materiali e dalle altre occupazioni di apostolato, i fratelli, trovandosi riuniti, possono prendere qualche ora di svago anche in compagnia del loro pastore, che li comprende ed apprezza la loro opera preziosa. La chiesetta provvisoria è stata sostituita, ma il nuovo campanile è ancora vuoto. Il fratello prega la Madonna perché ispiri qualche benefattore a provvedere la campana. Con l'aiuto di generosi benefattori è stato possibile consolidare ed estendere i vari posti di missione. I fratelli hanno istruito degli indigeni, che ora sono un valido aiuto.
con l'opera paziente e generosa, hanno cooperato a rinnovare tutto il paese. Mentre il sacerdote edifica la chiesa spirituale, il fratello edifica quella materiale. L'una e l'altra sono ugualmente necessarie. Così dalle scuole tenute dai fratelli sono usciti degli istruttori, dei muratori, dei falegnami, dei meccanici e dei provetti artigiani. In un paese in via di sviluppo non è facile provvedersi il tutto e spetta al fratello superare le difficoltà e col suo multiforme lavoro dovrà cercarsi il necessario. Le missioni devono fondare ed organizzare la Chiesa ove ancora non esiste. Insostituibile è l'opera del sacerdote. Prezioso è l'aiuto delle suore, che hanno il compito delicato e difficile di preparare le anime a ricevere la luce di Gesù mediante la via della carità, dell'esempio e della preghiera. Forse in quei giorni di festa poco si pensa all'opera silenziosa del fratello che innalzerà nuovi fabbricati. Ma lui, che ha dato tutta la sua vita al servizio del Signore, si rallegrerà certamente nel vedere le fiorenti cristianità affollare le chiese, diventare insufficienti le scuole per l'affluire continuo di scolari, e così tutte le opere assistenziali da lui costruite. Unitamente al suo fratello, il sacerdote, si rallegrerà nel vedere i seminari per il clero locale, bisognosi di essere ingranditi, perché la Chiesa ha messo le sue radici profonde. Quanti cambiamenti in pochi anni! Piccoli gruppi di apostoli vi stabilirono delle missioni. Aiutati dai fratelli poterono erigere dei capannoni per accogliere un piccolo gruppo di simpatizzanti. Ora la luce di Gesù è penetrata nel paese e le cristianità diventano sempre più numerose. Le belle chiesette fabbricate dai fratelli cercano di contenerne il maggior numero possibile. Molto resta ancora da fare. Maggiore energia si chiede alle missioni, e specialmente ai fratelli, perché con la loro competenza professionale siano di valido aiuto.
No, fratello, non chiudere quelle pagine. Sono le avventure dei pionieri di Cristo. Voi siete partiti animati da zelo per le anime. Con lo stesso ardore giovanile e con la stessa vostra volontà, altri fratelli si preparano nella loro casa di formazione, desiderosi di seguire il vostro esempio. Voi siete partiti verso paesi poco conosciuti ed avete trovato dei popoli ancora primitivi. Vi siete prodigati con tutte le vostre forze per disimpegnare i sacerdoti dai lavori materiali. Ed ora altri fratelli, con più adeguata preparazione, prenderanno il vostro posto. Compresi dalla necessità, cercheranno con tutte le loro energie di supplire il loro scarso numero. Quando il giorno desiderato arriverà, riceveranno come voi il crocifisso e partiranno per le missioni desiderosi di estendere il regno di Dio.